Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag molto estivo che si intitola Tutti frutti ed è stato ideato da Umbretta Carnicelli ed Elisabetta R. Vi lascio di entrambi i canali il link giù in info box. Quando ho visto questo video tag ho pensato lo devo assolutamente fare anch'io perché mi è piaciuto tantissimo. Il tag consiste nel mostrare tutti i nostri prodotti, sia alimentari che non, a base di frutta, tranne quelli a base di cocco, non perché si voglia discriminare il cocco, ma perché su questo specifico frutto c'è già un tag tutto dedicato che è il cocco love. Quindi se non lo avete visto vi invito ad andare a vedere anche quello, ve lo lascio giù in info box. E qualora vogliate riproporlo, sappiate che oltre a citare le ideatrici del tag, potrete inserire tutti i prodotti a base di frutta che avete, tranne quelli a base di cocco. Se poi volete fare anche quello tutto dedicato al cocco, ben venga, perché questi sono tag che non passano mai di moda, quindi va sempre bene riproporli. Adesso però mi fermo con tutte queste premesse, altrimenti mi dilungo e vi mostro subito i miei prodotti tutti frutti. Cerco di dare un ordine sensato, quindi partirò dalle creme mani, poi passerò alle creme viso, creme corpo, bagno doccia, bagno schiuma, eccetera. Vi farò vedere due prodotti per le labbra e poi anche qualcosa per la casa. Partiamo subito dalle creme mani che sono la mia passione. Vi faccio vedere questa che ho comprato quest'anno da Tigotà. Si tratta di una crema mani al limone della marca Manila. Quando l'avevo fatta vedere nel video, mi era stato scritto che sembrava un dentifricio, una maionese, insomma, effettivamente ha una forma che fa poco pensare a una crema mani. Invece si tratta di una crema per le mani ottima, è molto idratante, ha un ottimo profumo, ma secondo me è più adatta per l'inverno perché la consistenza della crema è piuttosto densa, quindi in estate magari appesantisce un po'. Però in ogni caso il profumo di limone è veramente buono, quindi magari se volete metterla in estate usate poco prodotto, giusto una punta, tanto per rinfrescarvi un po' le mani e sentire la profumazione di limone. Tuttavia io ve la consiglio. Un'altra crema, forse poco estiva, però comunque a me piace tantissimo, è questa alla mela e cannella della marca Dermacol della linea Aroma Ritual. Io l'ho trovata sul sito Notino, mi è piaciuta tantissimo questa linea, infatti poi vi farò vedere anche altre cose, e questa crema mani ha proprio una profumazione di mela e cannella che è fantastica. Poi a me la cannella piace in tutte le stagioni, so che è una cosa che magari viene più associata all'autunno, in generale al periodo natalizio, però a me la cannella piace in inverno, in estate, in primavera, qualsiasi stagione sia, la cannella è una di quelle cose che proprio apprezzo tantissimo e la apprezzo anche quando si tratta di prodotti per le mani o di prodotti per il corpo, quindi assolutamente consigliatissima. Passiamo adesso alla frutta secca perché vi faccio vedere una crema mani di Bottega Verde alle mandorle dolci. Mi piacciono molto i prodotti di Bottega Verde, in generale tutta la linea che hanno alle mandorle mi è sempre piaciuta tantissimo. È una crema molto idratante che vi lascia la pelle veramente morbida e vellutata, quindi fa benissimo il suo lavoro, però a me piace anche tantissimo il profumo alle mandorle. Parliamo ancora di mandorle perché vi faccio vedere anche questa che è con olio di mandorle e burro di karité. Questa è della marca Caloderma ed è specifica per la pelle secca, quindi è molto molto densa come crema. Questa diciamo che in estate io ve la sconsiglio e vi consiglio di utilizzarla in inverno proprio perché è davvero molto molto densa, molto concentrata, quindi sicuramente ne troverete giovamento se avete le mani molto screpolate, però in estate diciamo che forse non è così necessario a meno che non abbiate proprio un problema molto serio di pelle secca. Poi vi faccio vedere un prodotto di Lidl della linea Sien Nature, si tratta di una crema mani alle bacche di goji e melagrana. Questa è una crema che mi è piaciuta molto, è molto idratante, mi piace anche la profumazione e l'avevo trovata per caso sugli scaffali. Non so se è una linea in edizione limitata oppure se è ancora reperibile, perché è una vita che io non vado da Lidl, quindi non sono assolutamente aggiornata. Se per caso la trovate ancora in vendita, vi consiglio comunque di provarla.
Poi vi faccio vedere una crema in mini size che purtroppo non troverete più perché fa parte di una collezione in edizione limitata di Essence che era uscita qualche estate fa e che si chiamava Kisses from Italy. Io avevo fatto anche un video tutto dedicato a quella collezione. Si tratta di una crema mani agli agrumi di Sicilia ed ha una profumazione veramente ottima. Mi piace tantissimo. Ho conservato la crema perché mi piaceva anche il packaging e poi le edizioni limitate sono sempre carine comunque da conservare. Questa era una crema molto molto buona. Poi parliamo sempre di edizioni limitate, però questa volta di Yves Rocher. Qualche anno fa a Natale era uscita una linea tutta dedicata alla mela rossa. Io ho due creme mani, una in mini size e una in formato normale alla mela rossa. Mi sono piaciute tantissimo queste creme, poi ho preso anche degli altri prodotti, avevo anche il bagnoschiuma, ma non posso farvelo vedere perché ormai l'ho finito e buttato via tempo fa. Però comunque ho ancora qualcosa che poi vi mostrerò. Questa è proprio una linea che mi è piaciuta molto e mi dispiace che non sia stata più riproposta, non sia entrata in collezione permanente, perché secondo me poteva, come dire, essere assolutamente vendibile anche tutto il resto dell'anno e non solo a Natale. Comunque, quel poco che è rimasto io lo sto ancora utilizzando e poi quando l'avrò finita probabilmente terrò magari questa confezione che è più piccola, diciamo così, per collezione, per ricordo, perché comunque ha un bellissimo packaging secondo me. Poi terminiamo sempre con due creme mani di Yves Rocher, ma questa volta non si tratta di edizioni limitate, ma di edizioni che sono in gamma permanente. Questa è al lampone e menta piperita, è un'ottima cremina con un ottimo profumo che io utilizzo soprattutto quando sono in viaggio oppure me la tengo nella borsa perché hanno una dimensione talmente piccola che comunque si prestano molto a questo scopo. Ma è in ogni caso una crema idratante che lascia la pelle molto delicata, molto morbida, quindi mi trovo bene. E poi finiamo con l'ultima crema al mango e coriandolo. Devo dire che la profumazione del mango a me piace un po' meno rispetto a tutte le altre. Tuttavia avevo voluto provarla e ogni tanto la utilizzo. La utilizzo un pochino meno rispetto alle altre perché, come vi ho detto, è una profumazione che gradisco, diciamo, meno. Però tuttavia ogni tanto la facciamo andare e si utilizza. Adesso passiamo ai prodotti viso e corpo e voglio partire con un olio per i massaggi, un olio comunque elasticizzante per il corpo, diciamo così, della marca I Provenzali, puro al 100% ed è un olio di mandorle dolci. Questo mi piace tantissimo, è un olio veramente ottimo. I Provenzali, tra l'altro, secondo me hanno delle linee di prodotti molto molto buone che vi consiglio di provare qualora non li conosciate. E quest'olio alle mandorle ogni tanto, non sempre, però ogni tanto dopo la doccia, magari sulle gambe o sulle braccia, è una cosa che utilizzo volentieri. Poi un altro prodotto che mi piace molto e che ho scoperto da poco è questo deodorante stick della Dove. Questo in particolare è alla pera con aloe vera. Non lo avevo mai provato, l'ho visto, ho deciso di acquistarlo per provarlo e mi è piaciuto. Io mi trovo veramente benissimo con i deodoranti stick di questa marca, però dovete tenere presente che io praticamente non sudo mai. Quindi non vi so dire se siano deodoranti che vanno bene per chi ha una sudorazione molto intensa. Io non ce l'ho assolutamente né molto intensa né leggera perché praticamente non sudo, a meno che non mi mettiate dentro una sauna, è veramente molto difficile. Quindi diciamo che per me il deodorante è più una questione igienica, una questione di profumazione. Però diciamo che la funzione che dovrebbe svolgere, non vi so dire se la può svolgere anche su sudorazioni intense, perché non ne ho esperienza diretta, non trattandosi del mio caso. Tuttavia, se come me non sudate mai o sudate veramente pochissimo, vi consiglio di utilizzarlo perché vi lascia sulla pelle un delicato profumo che è veramente molto piacevole. Poi, per ricollegarmi un momento alla linea di Yves Rocher alla mela rossa, quella che era in edizione limitata, vi faccio vedere anche un burro corpo, sempre alla mela rossa, appunto di Yves Rocher.
Questo è veramente molto molto denso, però devo dire che è molto idratante, quindi mi sono trovata veramente bene. Poi voglio farvi vedere un altro burro corpo della marca Farmona e indovinate un po' come si chiama la linea? Tutti frutti, esattamente come il titolo del tag, quindi non potevo non inserirlo. Questo in particolare è al pompelmo, però ci sono tantissime tipologie di profumazione, quindi ci sono anche altri frutti. Io vi consiglio di andare su Notino perché l'ho comprato lì, di dare un'occhiata a questa linea perché davvero troverete un sacco di cose veramente invitanti, quindi provare per credere. Questo è un ottimo burro corpo, è molto molto denso, è proprio un burro. Questo a dire il vero lo utilizzo di più in inverno, perché in inverno io metto le calze autoreggenti che sono di nylon e quindi è più probabile che la pelle delle gambe mi si secchi un pochino e quindi con questo genere di burro corpo le tengo idratate, quindi fa un ottimo lavoro. Poi vi faccio vedere un barattolone gigante di mousse corpo che sicuramente avete già visto in altri video. Si tratta di questa crema Organic Shop della linea Body Dessert ed è alla fragola, però arricchita con cioccolato, quindi fragola e cioccolato. È veramente buonissima sia come crema che come profumazione, viene quasi voglia di mangiarla. È veramente un'ottima crema, è ancora diciamo quasi piena perché ne basta poco di prodotto e il barattolo è veramente gigante. Io credo che mi durerà tutta la vita una cosa così, però comunque ne vale la pena perché ha un profumo ottimo. Passiamo adesso alle creme per il viso, vi faccio vedere questa di Bottega Verde alla pesca e albicocca. È una crema molto leggera, però tuttavia abbastanza idratante. Io ho la pelle della fronte soprattutto abbastanza secca e nel mio caso non riesce a idratare tantissimo perché è molto molto delicata, è proprio estiva. Però se non avete comunque la pelle troppo secca sicuramente andrà benissimo. Poi come ultimo prodotto per il viso vi faccio vedere questa crema gel idratante sempre di Bottega Verde alla mela verde e kiwi. Questo è un gel, quindi è una crema molto leggera che però è anche molto rinfrescante, quindi va benissimo per la stagione estiva. Vi faccio vedere adesso due prodotti per le labbra, quindi andiamo più veloce in questo caso perché sono solo due. Un balsamo labbra di Verochet al lampone, è molto rosso però non è colorante, comunque ammorbidisce le labbra, mi piace anche il sapore del lampone che è il mio frutto preferito. E poi di Essence vi faccio vedere questo Smoothie Gloss all'uva rossa e anche questo mi piace tantissimo perché ha una buona profumazione, in generale lucida molto le labbra e quindi insomma ogni tanto lo utilizzo volentieri. Adesso passiamo ai bagno doccia e gel doccia, ve ne faccio vedere alcuni di Verochet e poi vi faccio vedere quelli della linea Dermacol Aroma Ritual di cui vi parlavo prima. Partiamo dai Verochet, alcuni sono quasi terminati, comunque si vedono bene lo stesso. Questo è limone e basilico. Un ottimo profumo, soprattutto per l'estate, veramente delizioso, mi trovo molto bene. Poi vi faccio vedere questo che ancora non ho provato, ma ho già sentito il profumo e mi piace, che è lampone e menta piperita. Poi altri due bagno doccia che non ho ancora provato perché mi sono arrivati da poco, ma dei quali comunque ho sentito la profumazione. Questo è melagrana e bacche di rosa. E questo è al mango e coriandolo. Quello del mango mi piace meno perché, come vi ho detto prima, mi piace meno la profumazione del mango, però l'ho preso perché faceva parte di un pacchetto in cui c'erano tre bagno doccia in offerta e quindi uno dei tre era anche questo e va bene, comunque lo utilizzo anche se non è il mio preferito. Adesso passiamo ai gel doccia di Dermacol della linea Aroma Ritual. Questo è assolutamente estivo, lo avevo comprato anche l'anno scorso e l'ho ricomprato quest'anno perché ha un effetto rinfrescante, quindi va benissimo quando fa caldo. Questo in particolare è all'anguria, quindi sentirete questa profumazione di anguria sotto la doccia che se vi piace sicuramente allieterà le vostre docce mattutine, ma è anche bello l'effetto rinfrescante perché davvero vi sentirete poi più freschi. E io l'ho ricomprato proprio per questo motivo.
negativo. L'anno scorso è stato quel caldo intenso, allucinante, e questo devo dire che mi aveva aiutata. Poi vi faccio vedere questo che è al fico d'India e tè verde. Questo anche ha un buonissimo profumo e va benissimo per l'estate. Poi vi faccio vedere due gel doccia che sono un pochino più adatti per la stagione autunnale e invernale, ma che comunque sono alla frutta e quindi volevo inserirli. Questo è alla mela e cannella ed è praticamente la stessa tipologia della crema mani di prima, solo che in questo caso è un bagno doccia e ha un effetto riscaldante, quindi va bene in inverno. Poi vi faccio vedere questo all'arancia e cioccolato, che mi rendo conto non è molto estivo, però a me piace questa profumazione, quindi anche se siamo in estate ogni tanto lo utilizzo. È veramente molto molto profumato, molto buono, quindi fare la doccia è sicuramente più piacevole con una profumazione di questo tipo. Adesso passiamo ai prodotti per la casa, vi faccio vedere alcune candele profumate. Questa è alla mela, è verde come potete vedere, e infatti è alla mela verde, anche se hanno scritto soltanto mela, poi se sentite il profumo vi rendete conto che è alla mela verde. Non l'ho ancora accesa, però mi piace molto la profumazione, quindi ho deciso di acquistarla. Poi vi faccio vedere questa della Yankee Candle, che è al limone e zenzero, quindi anche questa veramente buona. Poi a me piace tantissimo il limone e lo zenzero, mi piacciono entrambi, quindi profumare la casa di zenzero e limone sicuramente è una cosa che a me risulta piacevole. Poi vi faccio vedere questa alla ciliegia, quindi un'altra profumazione che è molto più intensa secondo me, ma che insomma ci può stare per profumare un ambiente. Poi vi faccio vedere questa che ha i frutti esotici. Poi come ultima candela vi faccio vedere questa al pompelmo rosa. È rosa anche la candela, quindi è molto carina, ma mi piace molto la profumazione. Questi sono tutti i miei prodotti, tutti frutti. Io vi invito a replicare il tag qualora abbiate dei prodotti da mostrare in cui ci siano della frutta, però mi raccomando, non potete inserire il cocco. Se volete far vedere qualcosa a base di cocco, potete replicare il tag Cocco Love. Vi lascio in info box tutti i link di riferimento. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi mando un bacio enorme.